Ciao a tutti, bentornati qui sulla Mars. Ok, allora stavo dando un'occhiata a lui per vedere cosa stava combinando, perché non ho capito. Ah, vabbè, fa il giro al contrario. Ok. Già, è sulle ultime. Sull'ultima. Ultima o penultima. E. Come si dice? Fila. Adesso mi posso spostare anche benissimo con questo. Oh, ma qua siamo a velocità 1. No. Noi giochiamo velocità 2. Non me sono neanche accorto. Non va bene questa cosa qua. Noi stiamo velocità 2. Tiriamo via questo. Riesco lì. Andiamo a mettere chissà cosa vuole l'EDK. Adesso ci andremo a dare un'occhiata. E questo quando succede, quando tu guardi da un'altra parte. Stavo guardando là sopra per vedere il production info HUD cosa mi diceva. Nel frattempo sono andato a sbattere contro la rete, ragazzi. Ok, allora fammi vedere. No, per adesso quello è a posto come messo. Ah, ecco cosa dovrei fare. Devo iniziare a rullare. Rullo. Perché. Allora, questo non è mio come campo, giusto? Sì. Ovviamente avrei rovinato tutto. Allora, rullo. Mi serve il rullo perché non ce l'ho. E mi serve anche il trattore per rullare, perché altrimenti non va bene. Questo sta scaricando. Tu sei troppo grosso. Questo è arrivato all'ultimo. Perfetto. Però, allora, facciamo una cosa, andiamoci con questo. Vediamo se nel frattempo il prezzo dell'insilato si è mosso un pelo. E l'ultima volta che ci avevo guardato era molto, molto, molto basso. No, dobbiamo aspettare un altro po', perché me lo paga 5,69 al massimo, invece siamo a 4,70. Perdo un bel po' di soldi. Però è strano, perché mi dice che non va su, non va giù. Vabbè, per adesso è stabile, lasciamolo lì, perché a me non me ne frega un tubo. Allora, no. Che casino. Allora, scarica. No. Scarica. Ok, stiamo lì. Adesso, state lì. Allora, dobbiamo fare due cose. E andiamo al negozio per comprare il coso, il rullo, perché pensavo di aver comprato la seminatrice, quella che avesse già il rullo incorporato, invece non è così. E allora lo faremo adesso, cioè no, compreremo il rullo adesso, questo da comprare la seminatrice adesso non è proprio nessuna cosa.
Pensavo fosse un po' più vicino. Siamo lontani, vabbè, ma non fa niente. Andiamo lì. Nella puntata precedente abbiamo posizionato lo zuccherificio. Chi di voi non l'avesse visto e vuol vederlo, magari va sotto in descrizione, c'è la playlist con tutte le puntate della North Face Mars. Può andarselo magari a vedere. Allora, questi li abbiamo fatti tutti. Adesso ci rimane di fare. Intanto andiamo a vedere qui cosa fanno i miei aiutanti. Questo ha finito? Mi sembra che ha finito. Addirittura si è andato a parcheggiare. Era lui che si è andato a parcheggiare. Allora, andiamo. Troverò il modo per rimettere a posto sto mouse. E qua. Attacca questo, percorso temporaneo. Questo però me lo salvo perché mi servirà più avanti. E facciamo. No, percorso, lo so, e l'ho buttato via. Certo che sono un fenomeno anch'io, eh? Fenomenus al 100%. Guarda, mi faccio i complimenti da solo. Due giri dal centro, proviamo un angolo retto. Non lo so, ci provo e vediamo cosa viene fuori. Se non funzionano, ciao ciao. E se non funzionano, ciao ciao. Ok, lui va, seminiamo un altro po' di colza. Lui sta lavorando, fino adesso debloccare o non si è bloccato? Poi io. Il problema è comincia dopo, quando comincia a fare i giri esterni, ma questo secondo me è già uno degli giri esterni. Il problema è l'ultimo giro, ma comunque dai, non è un problema. Dopo vedremo. Quelli con la paglia hanno finito? Allora, torniamo qui. Per adesso ci interessa leggermente qui.
Allora, il percorso principale è quello lì. Qui ci viene soltanto per far quello. E qui ci viene soltanto per far questo. Ok. Allora, non registro i percorsi per la The Well e The Old Farm. Registro i percorsi per questa. Ma ragazzi, i percorsi ci vogliono. Qui siamo un po' stretti perché non voglio che mi si vada a piantare contro il muro lì del silos. Qua dovrebbe andar bene. Fammi vedere. E lui potrebbe andare dritto e poi potrebbe fare sto giro. Più o meno, dai. Intanto adesso li registriamo così. Dopo magari proveremo, nel momento in cui li andiamo a provare, vediamo se funzionano o meno e magari dopo riusciamo a fare anche qualche modifica. Tanto modifiche vanno fatte di sicuro. Un po' più in qua. Direi che così va bene. Ho paura che dopo... Tanto qui soltanto se lui sta scaricando, altrimenti utilizzeremo questo come percorso che è il nostro principale. Ok, per impazzire qui. Ok, forse ho sbagliato il titolo dello stream. Ah, sì, sicuro. Vabbè, è ormai andata, ragazzi. Ormai, dopo che sto streamando, per stasera lo cambio. Tanto stasera ci sarà la seconda puntata di questo. 8:30 circa, siamo di nuovo live qui sulla North Frisian Marsh. Allora, mettiamoci questo un pelo più in qua e anche questo un po' più in qua. Direi che così va bene. Più o meno la stessa cosa la facciamo qua, bloccato da un ostacolo. Chi è che è bloccato da un ostacolo? Questo di sicuro no. Questo è bloccato da un ostacolo. Aspetta che sono in modalità volo ancora. Facciamo così, facciamo prima. No, non andare di nuovo contro l'albero però. Fenomenale. Bravo, così. Fatti furbo.
Forse lì con i due giri un po' di problemi li abbiamo creati. Vediamo se l'altro nel frattempo ha finito anche di... E lì un pezzo me lo lasci, Ciccio? Vabbè. Questo lavora per niente qua. E questo sta lavorando por nada. Allora, qua cambiamo, mettiamo silo base scarica. Ok, così lui dopo se ne va, si va a parcheggiare ed è a posto. Vediamo qua se c'è... No, qua ce la fa a girare. Secondo me i problemi più grossi ce li avrà negli altri angoli, ma quello... Non ce ne importa per adesso. Anche questo ha finito qua. Qua non c'è più niente. Allora, silo base scarica anche lui e parcheggio anche per te. Così questi hanno finiti. Hanno finito. E siamo a posto. Allora, silo base scarica. Gli cambiamo il coso solo scarica. A posto. Tiriamo via il percorso anche a loro. Anche a lui. All'altro non l'ho tirato giù. Boh, non lo so. Adesso, ogni volta che arriva qua, certo che fa questa cosa. O arriva troppo veloce. O non so perché. Vedremo. Magari il prossimo giro lo terremo sott'occhio. Allora, continuiamo con i nostri percorsi. Abbiamo bisogno. Adesso lo metto qua, tanto sicuramente dopo mi serve il punto di scarico, ma adesso lo metto qui, questo. Va bene. Questo lo mettiamo qua. Questo qua davanti. Oh, beh, registrare i percorsi su una mappa così grande è bello, eh? Cioè, abbiamo tutti gli spazi, possiamo farli come vogliamo i percorsi. Dai, spostati. Ok. Questo lo cancelliamo. Questo possiamo farlo anche così. Cancelliamo anche questo. Ok. Beh, siamo a buon punto. Dobbiamo fare solo l'entrata e l'uscita e poi abbiamo finito. Quando i punti veri e propri li andremo a mettere nel momento in cui adesso mi serve qualcosa. Il che significa? La prima cosa che faremo è collegare i punti con l'acqua. Così che ci possiamo portare già l'acqua. Almeno l'acqua, sì, l'acqua la vuole, barbabietole. L'hanno sempre voluta, adesso non so se è cambiato qualcosa, ma penso che l'acqua è una delle prime cose di cui ha bisogno questa produzione qua. Allora, mettiti un po' più avanti, perché altrimenti qua mi rompi. Qua. Tu sei a posto.
Tu ti metti qua e tu ti metti qua che mi servi come punto. Io questo lo sapevo che non funzionavi. Adesso che dobbiamo cancellare tutti questi punti che non servono. Allora, questo collegamento qua non va bene. Questo qua non va bene. E poi direi che ci siamo. Allora, questo è second hand, questo a posto. Secondo questo. Va bene così. Adesso colleghiamo l'entrata e l'uscita. E poi abbiamo fatto presto, dai. Che non è che ci è voluto tantissimo. Quando hai tantissimo spazio dove registrare i percorsi, fai presto. Il problema è quando hai poco spazio che devi prima valutare come registrare i percorsi e dopo metterli anche in pratica. Dammi un altro. Direi che staremo qua centrale anche qui, così almeno facciamo meno fatica a girare lì la curva. Allora, direi che così va bene, questo lo tiriamo via. Ok. E qui gli facciamo l'uscita e siamo a posto. Questo lo lasciamo perché se deve fare il giro si trova il percorso già fatto. Non penso che deve fare il giro perché una volta che arriva qua, allora lui passa di qua, va lì, poi torna indietro e se ne va. Questo possiamo tirarlo anche via. No. Qua. Qui. Sì, a prendere la giusta combinazione dei tassi è importante perché altrimenti non ce la fai. Ok.
Direi che siamo a buon punto. Cosa, quello è finito benissimo. I sassi di là non siamo stati. Oh, questo non ha il parcheggio? Strano. Ah, forse non ha la funzione parcheggio attivata. Vabbè, ma intanto. Parcheggio, parcheggio. Vediamo. 14, ok. Anche lui dovrebbe andare a parcheggiarsi dopo. Aspettiamo solo un attimo, vediamo se funziona. Ok, allora vediamo parcheggio. Questo non è il tuo parcheggio. E questo non è il tuo parcheggio. Oh. Allora, il tuo parcheggio è il 15, perché l'altro era il 14. Allora, così lo assegniamo e al prossimo giro sappiamo già. Parcheggio Capannoni. Allora, il 15. Assegniamo il parcheggio. Vai. A posto. Bene. Allora, direi che abbiamo fatto un bel passo avanti. Abbiamo posizionato lo zuccherificio, registrato i percorsi. Lavorato un po' i castricampi, adesso mi tocca fare un po' di roba, ma tiro via quella calce lì, ma quello lo faccio off-screen. Vediamo un po' cosa c'è da fare. Do di nuovo un'altra occhiatina al percorso lì che abbiamo registrato per lo zuccherificio e mi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sulla North Frisische Marsch e salutone, alla prossima volta. Direi. Ok. Ciao ciao.